Ciao amici di Volume Bright, siamo qua all'ultimo seminario del ciclo di seminari organizzati da Aria sulle tematiche insomma, che interessano gli adolescenti. Nello specifico il seminario di oggi, dal titolo Amore, Amicizia e Tempi delle Emoticon, è stato condotto da Jacopo Dalia e da Irene Tesoro, psicologi e psicoterapeuti. Volevo chiedervi, anzi, inizio insomma con il dottor Jacopo. Come gli adulti possono aiutare gli adolescenti, soprattutto i nativi digitali, ad affrontare gli ambienti ibridati di cui avete parlato, cioè le realtà ibridate di cui avete parlato, visto che sono delle realtà proprie insomma degli adolescenti, dei nativi digitali, e magari un po' meno appartenenti invece all'ambiente psicologico e alla modalità, insomma, alla quotidianità degli adulti. Come possiamo supportare gli adolescenti in questo nuovo mondo? Allora, credo che quello che ci siamo detti stasera sia molto interessante, nel senso che un primo passo è quello di superare, come dire, il catastrofismo digitale, quindi porci in una posizione come adulti che non demonizza questi mondi dei ragazzi. Questo secondo me è una condizione di base che dovrebbe riguardare anche tante altre aree, no? Che riguardano i ragazzi, e questo dovrebbe aprire secondo me alla curiosità. Cioè, un passaggio interessante che potremmo fare è quello di incuriosirci, e quindi quello che ci siamo detti stasera è quello di provare, come dire, al di là delle preoccupazioni, al di là dei momenti magari più difficili, quando magari i nostri ragazzi li vediamo che si perdono in questi mondi, eccetera, eccetera, provare a esplorarli, non dico sempre, ma in alcuni momenti insieme a loro, no? Cercando di, come dire, armonizzare il loro diritto alla privacy e i loro spazi, alla loro libertà, al loro come dire, diritto di essere un po' distanti da noi, però alla condivisione con noi dei loro pezzi di vita. Anche perché al di là delle differenze insomma più tecnologiche, c'è comunque una condivisione in termini non relazionali, però pur sempre emotivi, affettivi, cioè si parla comunque di relazioni, si parla comunque di affetti e di emozioni, al di là di come vengano espresse, quindi si può anche lavorare su questo terreno comune. Siamo comunque esseri umani, quindi di conseguenza, non so, penso può essere un terreno fertile, ecco, di connessione con gli adolescenti. Assolutamente sì, sia come mondo da esplorare insieme, e poi un altro passaggio secondo me interessante, culturale, che dovremmo fare anche guardando a noi stessi, iniziare a immaginare che siamo in una realtà ibridata, dove insomma separare tra il virtuale e il reale, pensare che nel virtuale accadono alcune cose, nel reale altro, che ci siano. Forse dovremmo iniziare a immaginarci che già la nostra vita di adulti è completamente immersa nelle tecnologie, negli spazi che noi definiamo virtuali, ma anche quella dei ragazzi insieme a noi, e in quegli spazi avvengono delle cose che per i nostri ragazzi sono molto significative, e quindi è importante per noi conoscerle. Bisogna anche un po' armonizzare, secondo me, quello che dicevo prima, la libertà dei ragazzi con la nostra cura e vigilanza rispetto a quello che fanno, no? Se siamo preoccupati, secondo me vale la pena anche di conoscere un po' di più, entrare dentro, controllare con sana curiosità. Okay. Avete fatto un riferimento molto interessante all'amore ipermoderno, e volevo chiederle, è una deriva relazionale, cioè una cosa che dovremmo evitare, o è semplicemente una fase di passaggio in una società nuova, in quella che Bauman definirebbe una società liquida, quindi con delle regole relazionali nuove, con una diversa fluidità relazionale? È una cosa, l'amore ipermoderno, che dovremmo evitare, o semplicemente accoglierla e accompagnarla?
Ma non la definirei una deriva, ma piuttosto un fenomeno che sta avvenendo all'interno di una società e di un'epoca che ha determinate caratteristiche e in quanto tale è importante cercare di avvicinarsi a questo fenomeno cercando di comprenderlo. Quindi mi viene da dire, pensare all'amore ipermoderno come a un qualcosa da evitare è rischioso, perché per chi lo sta vivendo può essere percepito come un etichettamento, come un modo per essere denigrato, no? Come quello che sta vivendo l'amore, un amore a distanza, un amore dove non c'è più intimità. In realtà oggi si parla di amore ipermoderno, ieri si parlava di amore postmoderno con tutte le sue opportunità e i suoi vincoli, quindi mi viene da dire il suggerimento che dovrebbero un po' cogliere tutti è quello di avvicinarsi a questo fenomeno, cercare di capirlo alla luce del contesto nel quale si inserisce. Quindi non lo vedrei con uno sguardo preoccupato. Ok, un'ultimissima domanda sulla co-costruzione delle nostre identità al virtuale, no? Prima ha accennato al fatto che anche gli altri in qualche modo definiscono la nostra identità tramite nel concreto i tag o comunque insomma con tutte le immagini che raccogliamo nei nostri profili. Ci sono dei rischi, ma le voglio anche chiedere, ci sono invece delle novità positive rispetto invece a delle delle vecchie dinamiche di costruzione identitaria? Rispetto a questo mi viene da dire, da una parte l'idea di che la propria identità sociale venga co-costruita è un qualcosa che non si verifica soltanto nelle relazioni online, ma è un qualcosa che fa parte anche delle interazioni faccia a faccia, no? Quindi io nel momento in cui faccio una proposta relazionale con qualcuno è sempre una proposta unica, legata e che interagisce con la proposta relazionale dell'altro, no? Quindi ogni relazione è unica, sia che avvenga online, sia che avvenga nella realtà quotidiana. Quindi mi viene da dire, questa parte qua è una parte che non consiste in un'innovazione portata dalle nuove tecnologie. Quelle che possono essere le opportunità e i rischi, come abbiamo detto prima, probabilmente il rischio per un adolescente è quello di non riuscire ad avere poi un grande controllo sulla propria immagine, con tutta una serie anche di emozioni che la perdita di controllo può accompagnare. Dall'altra, l'opportunità, come abbiamo un po' detto, è quella di potersi sperimentare anche in ruoli diversi e soprattutto grazie anche al contributo dell'altro, che può tirar fuori di noi delle risorse che magari io, guardandomi dall'interno, non riesco ad osservare. Quindi direi che la principale opportunità è un po' questa, quindi quella di riuscirsi a sperimentare in modi nuovi grazie anche al contributo dell'altro. Okay. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.